Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog che inizia con, come sempre, io che corro. Stavo per mettere lo zaino e ho detto, ma aspetta, ma che cosa ho fatto? Ho fatto le riprese e come al solito cosa ho dimenticato? Di dirvi ciao a tutti! L'educazione vale, l'educazione, mia madre mi ha insegnato che bisogna sempre salutare le persone, che cavolo! E io mi sono resa conto che ho fatto le riprese ma non vi ho salutati e non mi sembrava il caso. Quindi intanto ciao a tutti, benvenuti in questo canale. Io sono Lera, questa è casa mia, nostra, perché insieme a me c'è Daniele, che tutti alcuni dei nostri amici chiamano Dado come nomignolo. E siamo qua per condividere con voi la nostra quotidianità, che in questo momento, in questo istante, oggi è accaldatissima, quindi non riesco neanche a fiatare. Dunque, io sto scappando perché, come ho detto, devo organizzare praticamente due momenti diversi per sabato e domenica. Insomma, devo vedere come far mangiare alle persone che vengono da fuori in qualche posto, quindi ho telefonato a due o tre situazioni per vedere anche se fanno le consegne a domicilio in luoghi aperti, fare tipo catering e roba del genere. Insomma, ce la posso fare? Forse sì, forse no, non lo saprò. Ce la farò sempre, io ce la faccio sempre. Anche ammaccata, ma ce la faccio. E sto chiamando due o tre persone per trovare una soluzione. Cioè, devo andare a trovare adesso due o tre persone. Detto questo, io ti lascio però alle riprese, come l'altra volta, di quello che ho fatto, però non ieri, ma esattamente, voglio farti vedere, verità, ancora ci sono cose qua sopra, ma devo scappare, tanto queste poi le butterò. Lui! Ho pulito lui, finalmente, mamma, era una cosa, non si poteva, no, non ci si poteva avvicinare, cioè lo schifo non vi potete immaginare, veramente, cioè l'ho trascurato così tanto il mio frigo, poi praticamente abbiamo ammassato cose, perché ultimamente abbiamo avuto talmente un correre che Daniele faceva la spesa e poi sistemava però come veniva, perché avevamo fretta e quindi c'erano cose accatastate. Eravamo partiti benissimo, avevo fatto un'organizzazione, mi punta la lingua come sempre, avevamo fatto un'organizzazione, cioè io come sempre avevo attuato la mia teoria di vita da qualche anno a questa parte, una casa per ogni cosa. Avevo stabilito dei contenitori che ci sono anche adesso, li vedrai, che poi li ho rimessi, li ho riutilizzati, dove le cose erano al loro posto, ordinate. Peccato che poi corriamo sempre a tal punto che, non so se vi ricordate, c'è una frase che dice spettinata come la vita. Ecco, mi rappresenta tanto questa frase qua, perché io sono perennemente spettinata come la vita, ma soprattutto in questo caso il frigo è disordinato come la nostra vita in questo momento. Ma chi se ne frega, ma chi se ne frega, siamo sempre pronti là a ribaltare i nostri programmi e anche il nostro frigo è stato ribaltato. Va bene, io vado, corro, mi risolvo questi due tre problemucci e da stamattina che sono al telefono a fare telefonata, a cercare catering, a cercare cose varie, ma ce la farò. Va bene, io corro, scappo, ti lascio alla pulizia del mio bellissimo frigo. Certo, l'esterno non l'ho ordinato, c'è un po' di casotto, però sono dosaggi di medicine di Ania e Kiwi, perché qua abbiamo la farmacia. Farmacia all'esterno e, come vedrai, non solo all'esterno, ma non ti anticipo niente, perché alla fine vedrai cosa c'è nel mio frigo. Il mio frigo è diverso. È un frigo anticonvenzionale, non è vero, non è diverso. È un frigo che però appartiene a poche persone. Fortunatamente, mi auguro a poche. Vedrai, insomma, vedrai cosa bisogna sistemare nel mio frigo. Tante cose, tante. Io scappo, ci vediamo dopo. Probabilmente stasera devo raccontarti due o tre cose, tra cui le scarpe che ho trovato fantastiche, che non ve le ho fatte vedere, ma devo scappare. E mi sto dimenticando, no, il telefono ce l'ho qua perché sto riprendendo. E non so se vi capita a voi che quando uscite di casa, cercate il telefono e state parlando al telefono, a me sempre. E quando riprendo peggio ancora, perché cerco il telefono e mi sto guardando pure, quindi io lo sto vedendo, eh. Va bene, abbiamo un problema. Le chiavi di casa. Dove sono le chiavi di casa? Allora, là ci sono le chiavi della lavanda, ma le chiavi di casa non c'è. Là c'è ancora il borsone che siamo tornati dal mare. Non si capisce niente. Voglio farti vedere cosa c'è qua. Vuoi vedere? Guarda, TV Verità. Canale Verità. Tutte quelle cose che vedi sono borse che io ho collezionato negli anni e che non so più. Ma in compenso ho trovato le chiavi. Vuoi sapere perché non ho qua dentro? Te lo racconto. Allora, ieri avevo un incontro importantissimo online, importante per una cosa di cui vi parlerò a breve, quando avremo un attimo di tempo.
L'ho completamente dimenticato. E la cosa bella, sono uscita dal lavoro e dicevo: devo fare qualcosa di importante, devo fare qualcosa di importante. Qualche settimana prima io dicevo: devo scrivermi questo appuntamento, se no me lo dimentico. Devo scrivermi questo appuntamento. Non l'ho fatto, l'ho dimenticato. Ieri, mentre guidavo, dicevo: cos'è che devo fare di importante oggi? Cos'è che devo fare di importante? Aspettavo una risposta che poi ho avuto stamattina. Però, praticamente. Quello che dovevo fare era un incontro importantissimo perché era l'ultimo dell'anno e che mi interessava perché è una cosa, è un'occasione che viviamo una volta al mese fantastica. L'ho dimenticato, ero dai miei genitori, ho detto che stavo uscendo dal lavoro, ho attivato la Google Meet, ho tolto la videocamera, ho tolto l'audio, mentre guidavo verso casa sentivo questo incontro, io che prendo appunti sempre stavo soffrendo perché non potevo prendere appunti perché ho poca memoria, questa cosa ti ricordi? Sempre il famoso pesciolino Dori, Dori il mio secondo nome. Non è vero, Lela è il mio secondo nome. Io mi chiamo Valeria in realtà, ragazzi, per chi ancora non mi conosce. Lela mi chiamava mio nipote Marco, il piccolino, ma praticamente anche mio padre mi chiama così e mio fratello, perché Valeria è troppo complicato per i bambini. E allora Lela era più semplice, evidentemente, e quindi io sono zia Lela per tutto il mondo. Mi chiamano tutti Lela, quelli a me più vicini, ecco. Vabbè, detto questo, scappo, perché se no ci allunghiamo. Le chiavi ce le ho stavolta, sì. Io sono rinomata anche perché perdo sempre le chiavi, lo sai? Glielo dire a Daniele, però. Vabbè, buona visione, mi raccomando. Speriamo di esserti utile. Vabbè, ci sentiamo dopo e magari scrivimelo sotto e fammelo sapere se ti è servito questo video. Se le mettiamo qua, così è carino portare a tavola e non abbiamo problemi di nessun tipo. Ci entrano anche abbastanza bene, certo perché ne mancano salse sicuramente, sì. Ok, poi vedremo se mettere qualcos'altro qui. Questa devo dire, la metto anche se non la sto mangiando volentieri perché non ha un sapore ottimo. Aveva ragione mio suocero, l'ha comprato, ma non è ottimo, ma ancora è buona, non è scaduta, quindi la lasciamo là. Ci siamo, le salse sono pronte. La storia delle etichette si ripete, cioè io l'ho pure lavato e ho lasciato l'etichetta. Va bene, questo è il prezzo, però non se ne va. Ah, ma se ne sta andando con tutta l'acqua che io ho messo, se ne va pure lei. Uno mi ridia il mio straccio. Ah, eccolo qua, in mezzo alle cose. Potevo mai vederlo? Non potevo mai vederlo perché era in mezzo a tutto questo marasma di cose che vedi. Un giorno, molto futuro, perché al momento non lo faccio, andrò e comprerò tutti i contenitori uguali. Quello è il mio sogno, ok? Dici tu, ti accontenti di poco, nella vita sì. Però al momento questi vanno bene perché sono capienti, comodi, ma chi se ne frega. Mi piacerebbe però avere quel bel frigo estativo come ce l'hanno le ragazze dei vlog americani. Mi piacerebbe avere anche una cucina come la loro, ma anche una casa come la loro, ma anche un'entrata come la loro. Una veranda? Sì, un po' tutto. Torniamo a noi. Reparto formaggi, mettiamo così. Mettiamoli avanti così si vedono e non si muffiscono, perché qua, ecco, bravissima, mi raccomando, fate attenzione a scapolarli tutti così. Si è rotto lo scatolo, quindi sai che faccio? Trovo un contenitore da metterli. Ok, ho fatto la prova, ci stanno, quindi possiamo procedere. Forse, vediamo se riesco a fare il disegnino. Sono così brava. Mi sembra tanto di essere all'asilo quando facevo quei giochi. Indovina la figura, là, ricostruisci la figura. Dai, guarda che carino, eh? Dai, dai, dimmi, dimmi, dimmi. Carina la mucca, tra l'altro. Tutti questi li devo consumare io. Adesso devo scrivermi anche la scadenza, quindi io ci metto il cartoncino, vediamo. Perché il marito non ne vuole a che sapere di formaggini, di ricotta, di pasta con la ricotta, che era una buona alternativa per me.
Non vuole saperne lui, perché giustamente ha stagionalità. Vabbè. Ora non è che voglio dire per uno. Faccio i formaggini, lascio a parte. Perché? Ora vedrai perché. Tutto qua ci vanno le mozzarelle. Ok. Sì, ci vanno le mozzarelle. Sì, sottilette, mozzarelle e c'è la mozzarella quella grande, c'è quella fresca. Qui la scadenza c'è dietro e dove che scadono tra l'altro? Una e due. E anche questa mi sembra abbastanza andata. Ci sarebbe il burro di cui non faccio molto uso, quindi lo metterò a parte in una cosa, anche perché no, è scaduto il burro, sì, ciao, non lo usiamo talmente tanto che ormai pure è scaduto era nel frigo. Hai già mangiato? È inutile che ti metti qua a piangervi, ad aspettare lì che si avvicino o ad avvicinarti tu lentamente perché eri là fuori e sei arrivata qua. Questa è di una delle tue sorelle che l'ha lasciato tipo kiwi. Tu non mangi? Vai a mangiare un altro po', vai. Vai a mangiare. Non tu. Tu stai ferma là, parlavo con kiwi. Fa la vaga. Dove vai? Io non ti vedo più. Ma vedi che ti vedo che fai il giro, vedi che sono qua. Ti vedo. È inutile che fai finta che giri e poi vai a mangiare. Smettila. Non è cosa tua. Non è. Salve. Non sono distrutta. Non sono morta, non sono stanca. Di più. Sono talmente stanca che sinceramente non vi ho fatto neanche vedere come è sistemato adesso il frigo, ma domani mattina, anche perché poi la luce è quella che è di sera. Le riprese vengono uno schifo. Avevo pensato di farvi vedere le scarpe, che comunque c'ho qua. Ma non è il caso che le vediate per bene ora, quindi io le faccio vedere dopo. Però sono carine. Queste sono scarpe che ho trovato. Per quello che mi servono esattamente per 2 ore vanno più che bene. Hanno la faccia e sono molto comode, però domani magari con la luce ve le faccio vedere meglio perché o non si vede niente. Ora l'unica cosa da fare urgentemente è struccarsi per bene e andare a dormire. Una tragedia struccarsi la sera. Che ho sonno, quanto sonno. Mi sono dimenticata di mettermi questo gel, però ieri mi dicevano, l'altro giorno al mare, che la Rivestillo non è che abbia ultimamente ottime recensioni. Questa cosa mi ha fatto venire in dubbio, io uso quest'olio che ancora ho dei campioncini che mi hanno regalato. Comunque, oggi non è che ho fatto un trucco molto, sinceramente, questa parte. Un po' di matita perché ero con questo caldo. Mamma mia. Dunque, tra i miei obiettivi c'è quello di finire lui, sicuramente, e c'è quello di leggermi qualche pagina di libro. Non penso che ci arriverò. Però, è stata una giornata molto buona. Molto, molto buona. Una tragedia. Fa schifo questa cosa. E non finisci mai. È come il sole, chi trova sole non lascia più. Vi ricordate di detersivo che non finiva mai? Al mare ancora ce l'ho, cioè veramente. E questo è uguale. Puzza da fare schifo. Mamma, mamma. Questa non è che abbia tutta sta profumazione neanche, è quella della Sien. Sien
Tien si dice crema viso notte, melograno, melagrana e bacche di goji. Si dice melograno, melagrana. Vabbè, comunque. Però la mattina quando mi sveglio, certo, se me la spalmavo sui capelli, la mattina quando mi sveglio però è la pelle non è indecente. Miracoli solo Dio li può fare, almeno questa cosa la sappiamo. Va bene. È andata anche questa giornata. Allora, sono contentissima perché ho fatto un sacco di cose. Cioè, nell'arco di una giornata sono riuscita a organizzare 2 giorni intensi. Cioè, sono andata, ho parlato col pasticcere, ho stabilito la torta, faremo la torta per queste persone. La faremo perché purtroppo vengono da fuori e devono mangiare qualcosa, io faccio anche una torta. Farò come dolce una torta con crema chantilly e crema frutti di bosco. In un altro momento l'avrei fatta pure io, ma sinceramente non è il momento per cui io posso mettere a fare dolci. Mi sono bruciata comunque l'altro giorno, e quindi l'ho ordinata, così come ho ordinato anche il resto. Non ce la faccio per fare nulla, perché... Non, è, cioè sono, non sono pochine le persone. Fa un caldo da morire. Infatti, io sono la mia canottierina molto leggera, leggera. Questi qua sono dei top semplici neri, niente di più, niente di meno. Comodi. Vado a dormire perché sto morendo di sonno. E domani mattina vi faccio vedere il frigo come è sistemato e se è campato alla sistemazione di stasera di mio marito. Ma già ho notato qualcosa fuori posto. Ma non è un problema. L'importante è che non si scatafascia di nuovo, almeno quello. Buonanotte, ci vediamo domani. Ciao. Ecco qui, terminata la sistemazione. Finalmente ho tempo per far vedere tutto. Dunque, in alto ho messo le bibite e la panna, quella da montare. In particolare le bottiglie di vetro ho messo dell'acqua perché qui si è lesionato e ho paura che mi cadano. Una cosa è se mi cadono le ricariche dei frutti, non me ne frega nulla, infatti ci sono le cose di cartone. Una cosa è se poi cadono le bottiglie dell'acqua. Queste sono qui in questa parte che è ancora integra, però è tutto rovinato praticamente. Va cambiato ma non sto trovando il pezzo. Il frigo della Whirlpool, se sapete dove posso trovarlo, mettetemi il link o ditemi che io vado. Comunque, torniamo a noi. In alto le bibite, a metà ho messo questo contenitore che ho acquistato dai cinesi e si trova facilmente in tutti i negozi per la casa perché l'ho visto spesso. E così è basso e ci sono i succhi, pera, pesca, devo integrare quelli al limone, quindi dividerò, farò un po' tè alla pesca, un po' tè al limone, giusto? E un po' succo pera e succo pesca perché qua li consumiamo in estate. Le uova che metto in questo portauova che al momento non chiude perché c'è un uovo che è un po' più altino e si stava schiacciando, quindi l'ho lasciato così, sinceramente. E qua tutte le salse sono in questo cestino, così se devo metterle a tavola le tiro fuori e ho tutte le salse. Ovviamente il ketchup l'ho dovuto piegare un po' perché era troppo alto, ma non mi importa, tanto quando lo prendo tiro e lo tiro fuori. Qua ho messo tutto il reparto, magari würstel di pollo, affettati vari, che possiamo comunque comprare magari in estate, ecco, pure per fare un panino veloce, e quindi questo è il reparto affettati. Qui ci sono invece il reparto, diciamo, pasta fresca, gnocchi, perché a Daniele piacciono molto gli gnocchi, una volta a settimana li facciamo. Questi li ho comprati per me, sono gli spezzoli. Si chiamano spezzoli, insomma questo. Agli spinaci devo andare a consumare, penso che li consumerò oggi. Lì c'è il pesce spada affumicato, buonissimo, che ho comprato alla Coop in offerta. Sono fettine di pesce spada che si possono mangiare direttamente così. Ed infine sotto ho fatto il reparto formaggi. Qua ho messo la mozzarella, come ti ho fatto vedere, sia quella là imbustata. Questa è una... Io amo consumare le cose fresche, però spesso non ho il tempo, ecco, di uscire e voglio avere comunque dentro questa mozzarella perché la utilizzo anche per fare la pasta a Daniele a volte. E questa è quella che io metto nei ripieni, mi trovo benissimo dell'Lidl, della Milbona. E poi c'è scamorza, provola, il formaggio e poi il reparto sottilette ed infine il reparto formaggio fresco. Questo è aperto quindi ho dovuto mettere per forza così perché se era chiuso lo mettevo in verticale e mi occupava meno spazio. Ma dato che è aperto non voglio che mi coli il succo perché ora ho finito di pulire, voglio dire. E qua ci sono i formaggini che ho messo, questo, ho fatto questo disegnino perché alla fine poi ne ho recuperati anche altri rispetto a quelli che avevo
che avevo sistemato perché erano caduti sul tavolo. Li ho messi così perché è una cosa che voglio andare a smaltire e poi scomparirà sia il contenitore che i formaggini e ci rivedremo poi in inverno, che sono uno dei nostri pasti preferiti. Ed infine qua sotto, sempre molto provvisorio, le melanzane e zucchine le lascio in questa busta, come ho detto, c'è anche un cetriolo. La busta è rivolta verso sotto. In passato forse ve ne ho parlato di questa cosa perché le cose, ho sperimentato, si mantengono di più. Queste arance le andrò a frullare, sì, abbiamo capito, a spremerle perché le metterò nelle fragole che andrò a comprare, così anche queste le elimino. Quindi è tutto molto provvisorio qua. La mela che consumerò oggi, poi ci sono gli aromi, prezzemolo, basilico. E qua questa cipolla che andrò a consumare alla cucinerò, ma non mi piace questo fatto che sia diventata così. Ed infine i pomodori. Questi li uso per l'insalata, per fare la caprese praticamente. Ecco, li taglio a fette con un po' di mozzarella. Questi invece sono proprio quasi da eliminare. Vediamo se riesco a cucinarli subito perché sono già, vedi, un po' rovinatelli. Ed infine, sempre pomodori che avevo portato al mare. Sono divisi perché questi sono un po' più buoni. Ecco. E qua c'è tre frutte perché la prendo a mano, la mangio solo io questa frutta, quindi è inutile prenderne tante e buttarla. Sto cercando di evitare, sinceramente. E qui c'è il reparto, diciamo colazione, quindi marmellata, sciroppo d'acero. Questa marmellata non mi è piaciuta del Lidl, sinceramente, perché da quando ho assaggiato la Rigoni, non c'è niente per nessuno, non mi importa che costi 3,90 euro, 4 euro quanto costa. E questa volta ho comprato questa, mirtilli neri di bosco. Con questa ci farò una crostata prima o poi. A breve però, se no la posso buttare. Le olive che io le utilizzo molto in estate per le insalate e per la roba varia. E i capperi che non mancano mai. Ed infine il reparto cioccolate che si devono andare a eliminare perché ora in estate, diciamo, non sono, come puoi dire, caramelle che ho messo qua. Devo smaltire questo, quindi è tutto molto provvisorio. Ed infine, quando ti dicevo che il mio frigo è differente, ma non solo il mio, ma più di una persona in questo mondo, faccio il reparto purtroppo, diciamo salute, tutte le ricariche delle insuline che devono stare al freddo. Infatti, se hai visto, quando le ho posate le ho messe nella borsa frigo perché non possono prendere temperature molto calde perché altrimenti il medicinale va a farsi fregare. E qui praticamente c'è riposto il mio pancreas portatile. E là ho messo del ghiaccio che in questa casa serve sempre, accompagnato da un contenitore col bicarbonato che assorbe gli odori. Quindi, diciamo che non è semplice trovare un reparto del genere in tutti i frighi sistemati, lo capisco bene, però va bene così, anche perché grazie a loro possiamo vivere bene e quindi meritano anche un loro posto, una casa per ogni cosa, anche per le mie amate insuline che sinceramente mi stanno salvando la vita, quindi sono davvero grata a loro. Andiamo avanti. Cioè, avevi fatto anche a meno di non averle, però se ce l'abbiamo, almeno ci salvano in qualche modo. Questa da consumare, questo tonno che vorrei capire. Me l'hanno regalato, però io non ho mai il coraggio di aprire le cose regalate, non mi fido, ma farò sentire l'odore a mia madre magari. E il vino, che tanto se cade è sempre di cartone e non si rompe, finché non trovo sempre il mio sostituto. Guarda come si è lesionato, non so come è stato possibile, veramente. Non lo so. Questa è sempre panna montata e ricariche di frutti. Tutte ricariche qua sono, cose che non mi servono. Detto questo, questa è la sistemazione del mio frigo, abbastanza, diciamo, carina. Inizialmente avevo pensato di mettere questo qua, perché mi piaceva di più, ma sono molto indecisa, sinceramente. Perché non lo so. Ma sì, quasi quasi, sai che facciamo? Perché secondo me è più carino da vedere. Guarda, facciamo uno spostamento. Guarda, giusto perché. Oh, raga, non c'ho mai pace. Ha ragione mio marito. Mio marito dice sempre: tu monti e smonti, hai l'abilità. Come cavolo fai? Non lo so neanche io come faccio. Ok, questi li mettiamo così, tutta pasta fresca. A quel pesce lo possiamo mettere anche là. Questo lo mettiamo qua. Ok, qua lampeggia, un effetto discoteca. Giustamente. E questo lo metto qua. Ah, guarda che carino, ha tutto un altro occhio. Bianco con bianco. Dai, guarda che cosa bellina. E sai cosa farò? Appena finisco la scorta dei formaggini, questo che è trasparente lo metto accanto a questo trasparente. Ma penso che poi a mano te lo faccio vedere. Certo, diciamo che mio marito ieri sera ha preso sto formaggio e me l'ha scapolato praticamente. Era messo, sai come, così. Cioè, vabbè, lasciamo stare. Non avrò sicuramente molta. Però siamo una famiglia, va bene così. Piano piano ci si educa anche in questo. Detto questo, ti presento il mio frigo sistemato. E voilà!
E poi, qua invece ancora è vuoto. Guardaci un sottino caro. Ancora è vuoto. Ho tolto tutti i cassetti da questo freezer io, perché l'ultima volta si è formato talmente tanto ghiaccio che mi si è rotto proprio qua, tirando un cassetto che si era incastrato e non se ne veniva fuori per niente. Quindi ho tolto tutto così. Quando devo togliere il ghiaccio, hai visto, faccio facilmente, molto velocemente, ho semplicemente spento e lasciato che si levasse da solo. Neanche il phon ho usato, altrimenti per velocizzare utilizzo il phon e sciolgo tutto. Freschini a gogo, perché quando partiamo per casa a mare vi servono per le borse frigo. Ghiaccio, perché Daniele col ginocchio va sempre a mettere ghiaccio. E la scorta alcolici, perché siamo gli alcolisti. No, non è vero, ci piace però ogni tanto sorseggiare qualcosa, soprattutto quando viene qualcuno, quindi abbiamo la raccolta delle cose. E lì è vuoto, perché quello è proprio per l'emergenza, e c'è qualcosa che proprio non mi avanza, perché ti ricordo che io ho il mio amico qui, il mio amato freezer, che in questo momento ci sono tutte le cose che c'erano là dentro, e quindi ho tutte queste cose qua, e quello quindi è solo per l'emergenza. Detto questo, ce l'abbiamo fatta. Ho pure pulito un po' l'esterno, soprattutto qua, che non so se a te succede, io apro anche con le mani sporche a volte quando faccio impasti, anche se mi asciugo mi rimangono, e c'era tutte le ditate, cioè assurdo, assurdo, proprio assurdo. Voilà!